Perché la scelta di Manzoni cade proprio sul romanzo storico? Cosa lo spinge ad adottare proprio questo genere? Il romanzo era un genere di grande successo in Inghilterra e in Francia e godeva di un vasto pubblico di lettori. Rispondeva dunque all'interesse di Manzoni di allargare la cerchia dei fruitori delle sue opere. Il romanzo moderno nasce in Italia con Manzoni. Era un genere prescritto, cioè un genere proibito, diciamo, diffuso, perché anche in Italia già alla fine del Settecento si scrivevano romanzi, ma sembrava prescritto, come dice Manzoni, per un ceto colto, ecco, come genere letterario forte. E invece con I Promessi Sposi nasce finalmente da noi il romanzo moderno, cioè un romanzo scritto anche in italiano moderno. Se non si pensa che l'altro precedente romanzo italiano, Le ultime lettere di Jacopo Ortis di Foscolo, è ancora scritto in un linguaggio molto scolastico, classicheggiante, è la differenza rispetto a Promessi Sposi, in cui si usa invece un italiano parlato, è estremamente, estremamente forte. Inoltre è forte anche il fatto che c'è un ritorno alla realtà, ecco, dall'epoca del Medioevo, di Dante, di Boccaccio, si era molto allontanati dalla realtà. Il romanzo era un genere nuovo, ignoto o quasi alla tradizione classica. Permetteva pertanto all'autore di esprimersi con piena libertà, senza lottare con regole arbitrarie imposte dall'esterno, in particolare la separazione degli stili di ascendenza classica. Il romanzo era un genere narrativo che rappresentava la società in tutte le sue sfaccettature, vale a dire la vita di tutte le classi sociali, dalle umili alle abbienti, in modo verosimile, senza intento comico. Sotto questo aspetto, il romanzo era lo strumento narrativo che meglio rispondeva all'esigenza di Manzoni di dare voce alle classi umili, fornendo tuttavia anche un quadro della società nel suo complesso. La storia era inoltre una delle grandi ossessioni di Manzoni, che non a caso aveva scritto in precedenza drammi storici ambientati in un passato piuttosto lontano, che si prestavano tuttavia ad una interpretazione in chiave contemporanea. Il romanzo storico era infine in sintonia con un'esigenza tipicamente romantica, che Manzoni condivide pienamente. Ricercare nel passato le radici della propria identità nazionale e soprattutto ricercare nel passato le cause della condizione presente. La vicenda dei Promessi Sposi, che si svolge tra Como e Milano durante la dominazione spagnola del XVII secolo, è un'allusione alla realtà storica contemporanea dell'autore e alle sue profonde ingiustizie sociali.